Ho appena ricevuto l'invito per l'evento Samsung del 5 agosto, dove verranno presentati nuovi prodotti, ma soprattutto i nuovi Note 20. E oggi abbiamo da vedere le foto ufficiali del telefono, leakate proprio da Samsung sul suo sito ufficiale. E se credete che sia tutto qui, beh, sbagliate, ma mi tengo una sorpresa per la fine del video. Dunque, se volete tenervi qualcosa come sorpresa prima della presentazione, il mio consiglio è non guardate questo video, perché oggi parliamo di tutti i dettagli possibili e immaginabili sui nuovi Galaxy Note 20. Questo video è sponsorizzato dal sito internet Tripodo Shop. Acquista smartphone, tablet, PC a prezzi scontatissimi con il link qui sotto in descrizione. Ma intanto ben ritrovati sul mio canale ancora una volta, un saluto da Simone. Scusatemi, sto usando una nuova ottica, una nuova fotocamera che non so ancora usare perché non ho mai usato Sony, quindi vi prego datemi un attimo per capire come mettere a posto il fuoco e un sacco di altre robe, quindi... Ma a parte questo vi ricordo di mettere un mi piace qua sotto, di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e partiamo con la presentazione del 5 agosto. Samsung ha pubblicato un video teaser della presentazione che mostra qualcosa di abbastanza eloquente. Il video inizia con una penna che fa cadere una goccia su di una superficie. La goccia cadendo si espande e mostra al meglio il suo colore. Questo misto oro rosa e rame che a me piace un casino. Ma sul colore ci torniamo subito. Torniamo un secondo sulla penna. Guardandola meglio è ovvio che si parla della S Pen, caratteristica della serie Note, ma non è tanto quello che mi ha fatto notare qualcosa, è stato il fatto che sembra veramente identica alla S Pen del Note 10. E se ascoltate meglio questa parte del video sentite proprio la mia tristezza e i miei desideri che pian piano vanno sgretolandosi. Sentite? Il concept però di questo teaser fa capire come sia centrale l'argomento nuova colorazione, infatti è proprio la cosa che spicca di più in tutto questo video. E da qui mi ricollego alla foto ufficiale leakata di cui vi stavo parlando a inizio video. Qualche giorno fa è stata pubblicata sul sito russo di Samsung, e se provate a fare una battuta sul mio cognome e questa frase che ho appena detto vi meno uno dopo l'altro, ma a parte questo è stata leakata una foto render proprio di Note 20 Ultra o Note 20 Plus, come verrà chiamato, non si sa ancora, ma comunque stiamo parlando della versione più potente di Note 20. La foto in questione è questa qui, anzi queste qui, che dunque sono dei render ad alta risoluzione provenienti proprio da Samsung. Dunque non c'è più alcun dubbio, avevamo ragione già da tempo sul design di questo smartphone. Ecco infatti la foto che abbiamo analizzato 2 mesi fa a confronto con la foto ufficiale di Samsung di ieri. Dunque anche stavolta possiamo dire che abbiamo scommesso sul design corretto. Ah, e prima che commentiate tutti dicendo ma no Simone, queste cose non sono uno sbaglio, sono tutte cose di marketing... No. Ci sono state delle volte in cui Samsung, Apple, eccetera, hanno pubblicato delle foto, o fatto pubblicare delle foto palesemente per attirare l'attenzione o per avere delle informazioni, come è successo proprio l'anno scorso con Apple e l'iPhone 11 Pro, ve lo ricordate che erano usciti quei design tutti strani con le fotocamere in alto a sinistra o con le fotocamere a ciclope, diciamo. Erano tutte foto di design davvero provenienti da Apple che stavano progettando e volevano capire su quale puntare, quindi li hanno fatti trapelare in modo tale da capire qual era la reazione del pubblico e sviluppare quello che il pubblico preferiva, anche se ovviamente non è mai stata confermata questa cosa, ma mi sembra abbastanza palese. Però in questo caso, ragazzi, a Samsung che gliene frega di sapere qual è il parere del pubblico su questo Note 20? Se già l'hanno prodotto, mancano manco 2 settimane alla presentazione, già ce l'avranno nelle scatole da mesi questo Note 20. Quindi queste cose qui si fanno di norma quando è ancora una fase di progettazione, non quando mancano un paio di giorni all'uscita. Anzi, mi sa proprio che, se dobbiamo dirla tutta, questa mossa può anche danneggiare, tra virgolette, la visibilità della presentazione di Note 20, visto che si sa già tutto. Vabbè, però noi guardiamo il lato positivo e grazie a questo sbaglio e alle pene corporali che molto probabilmente subirà chi questo sbaglio l'ha compiuto, adesso possiamo analizzare il design definitivo di Note 20. Innanzitutto, vabbè, il colore, questo color ramato che onestamente a me fa impazzire, mi piace un sacco e che vorrei vedere ardentemente anche su tanti altri telefoni. E poi, analizzando un po' meglio questa foto, mi sembra pure che il vetro posteriore sia satinato, il che per quanto mi riguarda sarebbe un altro ulteriore punto a favore. Poi per il resto, vabbè ragazzi, l'avevamo già visto da tempo. Un modulo fotocamera rettangolare con 3 sensori all'interno più un sensore TOF per la profondità. Una fotocamera da 108 megapixel principale, una grandangolare e
una zoom fino al 50x digitale. Quindi addio alla funzionalità 100x zoom che aveva l'utilità di una ciabatta per giocare a calcio, e posso dire che anche questa alla fine l'abbiamo azzeccata. Mi piace poi che tutte le fotocamere siano racchiuse dentro ad un cerchio simmetrico e cromato. Tutto sempre in stile Samsung, tutto stondato, tutto vetro, acciaio, insomma. Mi piace e rispecchia la filosofia dell'azienda. La S Pen invece è lucida come il frame esterno. Per il resto, ragazzi, niente, si sa appunto che verrà presentato il 5 agosto, molto probabilmente sarà disponibile al pubblico il 21 agosto, ma l'evento sarà solo virtuale, sarà visibile su YouTube, ma sarà a porte chiuse. Però magari così potremmo anche, non lo so, organizzare qualcosa per vedercelo assieme sull'altra piattaforma, che oltretutto vi ricordo trovate qui sotto in descrizione. Non lo so, vedremo. Come vi dicevo, però, mi sono tenuto per la fine una piccola sorpresa. No, mi dispiace, non vi sto per regalare un Note 20, ma ho delle foto e dei video hands-on fatti da un ragazzo chiamato Jimmy Is Promo, che provava appunto il Galaxy Note 20 in versione finale. Intanto, lui ha provato la variante nera e devo dire che il blocco fotocamere posteriore sì, è abbastanza pronunciato, non passa di sicuro inosservato. Finalmente vediamo anche il davanti, che mostra un design molto simile a Galaxy Note 20, con la differenza però che i bordi sono ancora più sottili e che anche il foro anteriore per la fotocamera è molto più piccolo. Da una foto inferiore poi si nota come la S Pen e lo speaker siano stati spostati sulla sinistra, e con un video parecchio eloquente notiamo come se si toglie la S Pen di Note 10 la si può mettere su Note 20 e viceversa senza alcun problema. Quindi questo ancora una volta a testimoniare il fatto che non ci siano cambiamenti su quella cavolo di S Pen che io speravo, in realtà niente, è la stessa identica S Pen. Ciò che Jimmy mostra poi è che la S Pen adesso però può essere utilizzata anche come puntatore, feature che può essere molto utile soprattutto con la modalità Samsung DeX. Ed infine, come scheda tecnica, il Note 20 dovrebbe avere lo Snapdragon 865 Plus per l'America e la Corea, mentre da noi dovrebbe avere ancora una volta l'Exynos 992, quindi la nuova versione. E per concludere, display. Quello del Note 20 Plus barra Ultra, come verrà chiamato, sarà da 6.9 pollici, mentre invece quello del Note 20 Standard dovrebbe essere da 6.4. La differenza sarà sul fatto che la risoluzione del Note 20 Standard sarà di Full HD Plus, mentre invece quella dell'Ultra dovrebbe arrivare al QHD Plus. L'unica cosa quindi che rimane un po' ignota è il prezzo. Tutto il resto, ragazzi, praticamente sappiamo tutto. Quindi io voglio sapere ovviamente che cosa ne pensate voi, quali sono le cose che avreste voluto in maniera diversa, quali sono le cose che vi piacciono, vi piace il nuovo colore, non vi piace, insomma, fatemi sapere tutto quello che vi passa per la testa qui sotto nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo, sempre qui sul mio canale. E ancora una volta un saluto da Simone. Ciao!